Buonasera amici di Pianeta Bari, benvenuti a una nuova puntata della, della, nostra, eh, della nostra trasmissione che ci accompagnerà per tutto il calciomercato. Eh, e ancora una volta con me il mio compagno di viaggio, Giovanni Spasano. Che lo saluto. Ciao. Ciao Claudio, buonasera a tutti gli utenti collegati. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Uh, oggi è um, 25 giugno, quindi ci apprestiamo a breve a, uh, a iniziare il calciomercato. Perché ricordiamo che il calciomercato inizia il primo luglio, uh, il ritiro del Bavi è il 10 luglio, però ecco, la squadra si ritroverà il 6 a Bavi per le visite mediche. Quindi Diciamo che mancano eh, poco più di due settimane. Eh, Longo è stato chiarissimo, non chiaro di più in conferenza stampa. Ha detto: Io eh, mi aspetto che eh, in sede di ritiro... Ehm... No, voglio avere la rossa quanto più possibile al completo. La domanda che ti pongo è... Uh, longo uh, rimarrà deluso oppure si è già scaricato rispetto a, a questa sua uh, chiamiamola, pretesa? Ecco Vabbè, ad, ad oggi, non voglio sbagliarmi troppo. Mi auguro che venga secondato. Eh... Io comunque noi comunque segnaliamo costantemente sondaggi fatti dal Bari, certi sondaggi non sono nulla, quelli vengono fatti a prescindere da qualsiasi squadra. Sicuramente la, la, la società Magalini di Cesare, sono, di Cesare sono vigili sul mercato, sono a caccia delle opportunità giuste, perché poi si tratta di questo. Il Bari lo sappiamo, non ha quella potenza di fuoco che potrebbe permetterle di andare a. A prendere, ne so, il primo obiettivo in lista, quindi ci sono da fare delle trattative. E certo, il tempo scorre. Abbiamo, come hai detto tu, poco più di due settimane. Non so, tu eh, vabbè, l'abbiamo forse anche già detto, però noi ci aspettiamo, non so, cinque elementi entro il 10 luglio, ma che siano in ruoli importanti, nevralgici del campo dove il bar è scoperta praticamente in tutti. Quindi è un po' quella l'aspettativa. La, sì, sì, chiaramente uh, c'è tanto da fare. Uh, la novità per oggi è che um, non abbiamo un ospite. Uh, abbiamo messo in chat il link. Chi, chi vuole dire la sua può unirsi a noi tranquillamente, ne parliamo anzi con più, più piacere. Um, allora, il Bari in, in questa fase ha. Um, Diciamo, ha fatto sondaggi ecco cioè ehm, eh, si sono divisi eh, magalini, dice essere magalini dice ha contattato i suoi ex compagni per sondare il diciamo le sensazioni in vista della, del, del nuovo campionato mentre magalini ha interpellato i vari procuratori i vari eh, direttori i suoi colleghi ecco quindi la questione è che il Bavi in questo momento sta vivendo una fase di eh, sondaggi, ecco, di richieste di informazioni per, per capire ehm, un po' quali sono i costi, quali sono anche le richieste dei vari club. Quindi non, io non, non dico che non c'è una trattativa in questo momento calda o comunque eh, addirittura d'arrivo. E allo stesso tempo il Bari secondo me ha le idee chiave su dove intervenire, su quali sono i suoi obiettivi, e, e ne parleremo chiaramente eh, in, in questa puntata. Eh, tra l'altro, come abbiamo eh, anche detto, l'idea è quella di fare un probabile 11 su quello che eh, sarà il Bari di Longo, che come abbiamo scritto su Pianeta Bari e comunque come abbiamo raccontato. E qui ti giro la palla partirà con un modulo fisso, delineato che è il 3-4-2-1 quindi ti chiedo un po' se ti convince questa, uh, questo schieramento per il Bari e per i giocatori che il Bari ha tutt'ora in organico Sì, come detto anche da Longo più che, di modulo, più che un modulo lui va a caccia del sistema migliore che consente alla squadra di occupare al meglio gli spazi questo 3-4-2-1 che poi in fase di possesso diventa 3-2-5, è, è, è molto funzionale perché consente, è, peraltro, è uno schieramento che, mh, di cui, che tutti staranno vedendo in questi giorni perché gran parte delle nazionali si schiera in questo modo in fase di possesso. La stessa nazionale italiana si, si schiera così quindi con una punta centrale, due mezzi punti a supporto nei corridoi intermedi e poi due esterni a fissare l'ampiezza, poi alle spalle ovviamente due centrocampisti un po' più statici e tre, e tre, e tre difensori e in funzione di questo schieramento il Bari sta facendo appunto i primi sondaggi i primi ehm, le prime, i primi discorsi con eh, agenti calciatori, oggi peraltro non so se vogliamo anche parlare di quello di cui ha riportato noi se sono Quei due nomi comunque interessanti in quest'ottica, ne parleremo. Ehm, però sì, a me come schieramento piace, mi sembra un'interpretazione moderna. Longo mi sembra in generale un allenatore attento all'evoluzione del gioco, quindi da questo punto di vista mi, mi intriga. Il fatto sta che, come in ogni com qualsiasi modulo, poi, o meglio, l'efficacia di qualsiasi modulo ovviamente è determinata dalla qualità degli interpreti. Sì, eh, sto seguendo. Ho letto anche un'altra domanda. Sto seguendo anche l'Inghilterra. C'è una scommessa, una zero che eh, mi porterebbe un, un buon ritorno economico. Cosa ecco. eh, ne pensate la canzone su Mignani? Eh, oddio, io conosco la canzone di Polito Aether, quella, è, è quella, quella che sento. Non so questa canzone quale sia. Uh, da voi il bicchiere come va io, io, io? sono fiducioso perché secondo me, se è Longo, che è un allenatore, diciamo no, non l'ultimo arrivato, ecco, si esprime in quel modo, parla di pretese, parla di uh, tanti aspetti. Anche leggevo la questione delle, delle amichevoli, uh, il Bavi fava quattro amichevoli, un'altra richiesta di Longo che è stato accontentato. Quindi, Longo è un allenatore che. Ehm, che appunto eh, dice la sua, quindi se Longo secondo me si espone in questo modo, eh, mi fa essere ottimista del fatto che anche De Laurenti stesso, a mia domanda in conferenza, ehm, ha detto che eh, non farà l'errore dell'anno scorso di partire in ritardo. Quindi ora fare l'80% della, della rosa entro il 10 giugno mi sembra comunque esagerato però secondo me da qui al 10 giugno io mi aspetto diciamo un 4 5 acquisti ecco no, non di più acquisti nel senso arrivi che poi possono essere prestiti possono essere ehm, giocatori di cui si, si rileva il cartellino è un altro discorso eh, per la questione 3-4-1-2, 3-4-1 ci sarebbe un mercato diverso da fare, beh, vabbè, è diverso perché il Bavi c'ha i giocatori, di, diciamo in avanti, comunque flessibili, no? che possono giocare in esatto. un modo o nell'altro, esatto. Uh, anche perché poi possono essere più esterni, e quindi passare a un 3-4-3 penso piuttosto che due tre quartisti. L'idea, comunque, di base è quella difesa a tre e centro a 4. poi davanti un po'. Uh, un po', un po' um, diciamo, si, si, si giosta. Gol Kane, no, non c'è Gol Kane. Kane. oggi mi sembra un po' la buonanima di Puskas, Magari mi <ride> una... <ride> all'ora mi ha fatto, beh, sì, sì, no, poi Magalini ha microfoni spenti, parlandoci, mi sembra davvero una, una persona molto disponibile. Sugli amichevoli, um, sì, avevo... Chi, la, eh, cioè, la, la, la la come posso dire, il vetro della Selimitana è 20 a 2 km, poi sappiamo i rapporti ottimi, eh, tant'è che appunto eh, sì, 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 cioè, penso che ci può essere la possibilità di un'amiccale con la Selimitana, sebbene... Proprio per, perché eh, è un'amicavole così sentita ci si aspetterebbe forse così tanta gente che rischia però di, di creare problemi perché quelli sono campetti neanche di, di, di prima categoria. Cioè sono proprio campetti senza neanche la possibilità di una tribuna. Quindi per, è come fare una partita che potrebbe essere vista da. 5.000 persone in un campetto da, dove non c'è manco la tribuna quindi forse io la vedo difficile farla con la serenitana. però certamente con l'altamura in quelle zone c'è anche il Picerno io ho sto ricordo che l'anno scorso al ritiro con Arià Roccaraso il primo tifoso che vedi c'aveva cioè la maglia di Sant'Agnello cioè, fu bellissima perché del Picerno stava appunto stava il Bari stava la Salernitana Stava, stava non mi ricordo che era la scuola là e, e mi che il primo tifoso con la moglie. Arrosto blu del Peach, era una Sant'Agnello, quindi fu, fu bellissimo. Eh, sì, no. Le, leggiamo qualche altro commento. Vedo l'Inghilterra, sì, no. L'Inghilterra è proprio una delusione totale, questo, questo europeo e Norduvarena ha segnato Zuzek, Zuzek che uh, possiamo dire questa novità ho parlato proprio oggi con l'agente di Zuzek e mi ha confermato che il giocatore sarà convocato per il ritiro e quindi è uh, non, non è stato messo, ecco, attualmente sul, ufficialmente sul mercato, quindi lui le informazioni che, che ha è che il Zuzek appunto eh, partirà per ritiro come tutti. Ecco. Quindi diciamo anche questo: non, non ci sono giocatori. Che il Bari ha attualmente messo, diciamo ufficialmente fuori dal progetto, quindi tutti verranno convocati in ritivo. ah Poi chiaramente si sa chi verrà ceduto e chi eh, invece no, e pertanto. Ehm, Comunque, c'è cioè chi si giocava le sue carte in vittima, però tutti, tutti fanno parte della, della, del gruppo, ecco che partiva Loccavallo. Uh, allora, proviamo. Anche perché comunque non sarebbe neanche conveniente in questo momento eh, mh, perdere qualche elemento ah, oppure no. privarsi di qualcuno, anche proprio da un punto di vista numerico, eh. Quello no, no però no, eh, dire? Se il Bavi ti dice cercati una nuova squadra, eh, eh, senti, il sì. giocatore cerca la squadra. Il Bavi mi ha detto eh, il sloveno come lui, eh, mi ha detto che non ci sono, non, ci, non gli è stato comunicato niente. Eh, quindi lui sta normalmente adesso in vacanza e poi si vedrà. Eh. Eh, allora, facciamo. Eh, Presentiamo ecco, la, la, la nostra grafica. Allora, abbiamo schivato il Bari con 3.4.3421 uh, di Longo. Uh, prima di iniziare, vi voglio ricordare che, uh, sì, 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 no, venite tutti, facciamo, andrò con la fila di Roberto Manfredi. <ride> Vabbè, vabbè, quello è Roberto Maffei, noi facciamo il video all'aeroporto di Bologna, non so se vi ricordate che, che se l'ha preso col, col, col genere di Polito che gli disse a tutti cazzo sei. Il grande Rinaldi. Il grande Rinaldi, esatto, l'osservatore di Polito, Rinaldi. il braccio armato di Polito, se, 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 se. armato forse in tutti i sensi. Eh, dicevo allora iniziare che prima di prima iniziare, eh, ringrazio tutti voi che ci seguite veramente, con, con tanto affetto e ci avete dato la possibilità di passare alla, alla, mh, allo step successivo di Twitch. Non so se avete notato, vi potete anche abbonare al nostro canale, per noi sarebbe davvero un, un grande. Ecco, posso dire, eh, ne saremmo davvero fieri, e orgogliosi se vi potesse abbonare, non per altro perché poi sono eh, spese che, che ci permettono anche di coprire poi, ad esempio, il, i, i giorni a Roccaraso dove contiamo di esserci e col vostro supporto si può chiaramente eh, ulteriormente agevolare. Eh, Ogni abbonamento, certo, vi do, do notizie. In questi giorni penso di aver dato notizie. Io sono stato il primo a parlare di Partipilo, di Vaimondo, di, eh, di Bianco, quindi me, me le merito i vostri abbonamenti. Diciamo. Comunque, ricordiamo che c'è sempre la possibilità di abbonarsi tramite. Sì, tramite. tramite, tramite, non, tramite, tramite, tramite sì, in quel sì, caso, abbonato abbonato a Prime chi è abbonato a Prime può, può abbonarsi gratuitamente al nostro canale, quindi eh, vi, vi ringraziamo se voleste partecipare. Allora, partiamo dalla porta, il eh, Bavi cerca un nuovo titolare, l'abbiamo detto, il, perché Pissardo resterà secondo, eh, il nome in questo momento più eh, in boga, perché è stato proposto, è quella del buon pigliacelli eh, pigliacelli che ehm, eh, è stato messo attualmente sul, sul mercato dal dal, dal bari ehm, è sì, da, dal palermo scusate ed è stato proposto al bari al, allo stesso modo di alessandro micai micai che che ha ancora due anni di contratto al Cosenza, però il Cosenza lo ha, eh, scusate, la procuratore di Micai lo ha proposto al Cosenza, quindi al Bari. Quindi ehm, Bari sta valutando come eh, sta valutando anche Pigliacelli, da, da quanto so Pigliacelli eh, avrebbe anche dato l'ok okay alla destinazione barese, quindi da questo punto di vista ehm, è forse il nome in questo momento più, più fattibile perché sia ha l'ok okay sia del, del Palermo che del, dello stesso giocatore quindi resta da capire se è il, il, il nome diciamo che, che il Bavi sta cercando per la per la porta ti chiedo se, se è un profilo che ti convince oppure se non so, hai, hai qualche altro nome secondo te che può, potrebbe essere utile? Vabbè, ah, se tra lui e Micaio, io prenderei di corsa Micaio onestamente. Cioè, allora, per me il fatto che si vada su Piliacelli è indicativo. Piliacelli ha una caratteristica eh, evidente, che è quella di essere un portiere molto bravo con i piedi e quindi. Mh, mi viene da pensare che sia stata proprio una richiesta di Longo con la non di prendere Pigliacelli, ma in generale di prendere questo tipo di profilo che abbia questo tipo di, di caratteristiche. Eh, va bene tutto, però, Pigliacelli tra i pali a me non, non fa impazzire. È un portiere molto reattivo, è esplosivo e è anche spettacolare a volte, però paga la mancanza di, di centimetri nelle uscite. E noi, francamente, quest'anno già abbiamo visto un portiere incapace di scegliere il tempo sulle uscite, non ne vorrei un altro. Eh, ma Proprio no, e quindi poi peraltro eh, è, è un, una fase storica in cui si va sempre, cioè sono sempre più rari i portieri che nonostante siano eh, sottodimensionati, quindi non so, nel suo caso siamo su 1,85 m, riescono ad arrivare ad alti livelli. Lui non è nemmeno diciamo una cima, in più il tempo passa anche per lui quindi perderà gradualmente anche quella reattività, quell'esplosività l'esplosività di cui parlavo prima, quindi nel complesso a me non fa impazzire come, come profilo. Mikai ti toglie qualcosa sicuramente nel gioco dei, con i piedi, non è eccezionale, però è un portiere integro, molto forte, molto reattivo, molto sicuro, con gran personalità. Tra i due io preferisco lui, poi non so, francamente non, non, non ho... In mente di tanti nomi per quanto riguarda i portieri, <ride> però Pigliacelli non è tra i miei preferiti, bah, direi che non, non è neanche tra i miei preferiti. Anche perché un po', sentendo in giro un po' di feedback negativi su Pigliacelli. L'unico pro secondo me è Pigliacelli. per giocare coi piedi, cosa che Longo sta, sta spingendo molto, Pigliacelli è forse ecco, il nome più indicato. Sì, uh, e su, su tutti i portieri stanno crescendo da quel punto di vista. Quindi, secondo me, non è che lo, lo, lo lasciamo al buon Cellino. Um... Io a me è un portiere che piacerebbe Pizzignacco perché a parte che è un under 2001 e anche mi sembra un portiere che può crescere ulteriormente, può, lo prendi a titolo definitivo, lo valorizzi e poi eventualmente tra un paio d'anni lo rivendi, comunque mi sembra un portiere ecco, che può, può emulare quello che ha fatto Caprile sì, lui è studio, bravo. sì, no, è buono, però ha cioè, 36 anni. Sì, sì. Quello fu a proposto, me... La, 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 la fu proposto a Polito, Poluzzi l'anno scorso, per Polito appunto rifiutò perché va troppo vecchio e poi si, se ne andò su, su Brenno, il nostro amico Brenno. Eh, a me un paio d'anni fa comunque piaceva, cioè un paio d'anni fa. L'anno in cui il Bari ha raggiunto i playoff piaceva molto Gagno, poi però l'anno scorso invece è stato un po' no, deficitario. Avuto... Io penso che comunque i portieri ci sono, perché no, oggi sì, facciamo un po' di... A, a parte che bisogna capire chi prende, se un under o un over, io credo che il Bari andrà su un over, come uh, se Gomis, Ochoa, che stanno Sbizavento, però... Uh... Cioè, ripeto, i portieri giovani ci sono, cioè, è stato proposto anche Rinaldi, quello che l'anno scorso era all'Olbia, però non, non non sono nomi che, che possano, cioè, dopo un anno in cui ha avuto un disastro in porta, io credo che serva un portiere di sicuro affidamento, ecco, vì, vì, vì. esperto. Quindi, perciò... Credo che il Bavi andrà su un over e tra tutti i, i nomi degli over ehm, penso che può esserci, appunto, eh, ci possono essere sorprese. Anche se, poi, chiaramente, l'avevo detto anche l'altra volta. Fulignati piace tantissimo, eh, però eh, su Fulignat, in questo momento, la, la, Cremone, la Cremonese è in netto vantaggio, quindi eh, molto probabilmente. Quindi lo prendeva oppure anche il Palermo stava su Fulignati tant'è che aveva proposto Pigliacelli a, al a Catanzaro però se, Magalini proprio ci ho parlato lui mi ha detto Pigliacelli scusate Fulignati tutta la vita però uh, Fulignati costa 2 milioni e um, e la Cremonese è molto avanti nella trattativa Torna Guarna <ride> Guarda, che, che non mi so che, che fine ha fatto. Guarda, eh, leggevo prima di Giannavilli. Giannavilli va all'Avellino, consigli. Non so che sarà al Sassuolo, credo. Ancora, vabbè. Sul, Mattia, sul portiere abbiamo detto consigli. Sul portiere abbiamo, abbiamo detto quindi possiamo andare avanti. Vicari, io credo che si Chiaramente sarà titolare. Ah, Vicari sarà il 3. centrale per me, qua dico porta centrale, dice ma sì, secondo me Vicavi, sì. Io credo che possa è uscito Vicavi per la porta Vicavi, <ride> eh. um, Stankovic. Uh, Maniera in porta, e come no, Bavi Dio loro, mio, che ricordo. <ride> Bavi, eh, lo, lo evocamo <ride> con Shambai l'altro giorno, eh, si parlava di Don Cor. E, allora adesso per cap capire gli altri due, due centrali perché della rossa del Bari Matino andrà via Zuzek andrà via ehm, quindi restano Puccino che eh, io credo che possa restare però non, non credo da titolare ehm, Puccino diciamo che niente. sarà l'alternativa sul, sulla destra al momento Pucino, è quella... Quindi in questo momento servono quattro difensori centrali. Di questi quattro difensori centrali, ehm, noi abbiamo fatto un articolo proprio in, questo, in queste ore, serve sicuramente un mancino e serve anche un difensore che, che, che sappia impostare anche rapido. A proposito, oggi è uscito un sondaggio del bari per Curto che è stato allenato da Longo la scorsa a Como, ed è un nome che a me, è, ecco, non so cosa ne pensi tu, però sicuramente farebbe al caso no. Eh, secondo me lo, lo, lo ricordano in molti perché beh, sicuramente tu lo ricorderai: Curto è quello che nella semifinale playoff contro il, il su Tirol, ruba, ruba palla a Ricci e si invola verso la porta. Que quel momento in cui tutti volevamo morire, letteralmente, ah, e... sì, era lui. sì, sì, era lui, era lui. Eh, come hai detto tu, peraltro prima stavi parlando di un giocatore veloce, eh, bravo ad impostare, mi sembra un, un ottimo profilo, peraltro un 99 anche con buoni margini, secondo me da terzo è veramente un bel, bel giocatore. Io approfitto perché oggi cercavo un mancino, e effettivamente Lautaro Valenti del Parma, che il Parma quest'anno ha utilizzato poco, non è male. Ed è un mancino, i mancini sono rarissimi, cioè è difficile trovare difensori mancini. Eh, ma ho letto, eh, oggi è rinnovato, credo, no? Era quello che rinnovato so, no, Ho no. letto un rinnovo nel Parma, dovrei vedere. È bastante. comunque l'anno scorso ha giocato veramente poco, quindi, non mi sembra già un profilo da Serie A, francamente. Però è, è un buon numero. Sì, oggi è rinnovato. Quindi può essere che sia una Vinove... un rinnovo in funzione di un prestito. Esatto, se è vero quello. Se... Comunque, concurto um, a destra, che al momento è il nome più, possiamo dire, caldo, là, no, tiepido. Eh, no, caldo, eh, penso, adesso stiamo parlando di sondaggi, ecco, non sì, ci sono sì. trattative in corso. Quindi... Mentre io, um, uno mancino, giovane, è Fontana Rosa, non so se il Bari lo abbia... Quello lì, un sondaggio, un sondaggio, è stato sondato Fontana Rosa. Lui fisicamente è un po' indietro, non è ancora sviluppato, però con i piedi è, è molto bravo. Quindi sì, sì. Uh, Un altro però... nome che ho accolto, è stato sondato sempre, perché questi giorni sono stati sondaggi, c'è stato il sondaggio per Keramizis della Roma, che è un 2004 uh, che gioca nella primavera, cioè, più, più che sono dato è stato proposto, però magari non, eh, non mi ricordo, però è un under quello più che altro quindi potrebbe, potrebbe servire. Perché chiaramente no, di questi quattro, di questi quattro difensori, non è che possono essere tutti over. Io almeno penso due a, almeno due under saranno. Eh, è stato proposto questo che va. Mitzis, però, non, non è al momento un. Um, cioè non è al momento uh, nei, nei piani di Magalini Grazie Domenico, però eh, dai, io penso che ah, confido più che altro non tanto nella società, ma in Dicesar, perché Dicesar è uno che si guarda partite oh, no. e ne sa di calcio, cioè Dicesar secondo me eh, veramente ci avrà 100 nomi su, sulla sua lista, poi è sempre qua il problema, dipende. Dal budget che gli danno a disposizione per poter poi fare, perché deve fare il Bavi, deve fare tutta la rossa, non certamente soltanto il difensore centrale. Certo. Uh, Magalini, sta pensando di pensare, A me mi hanno detto che Magalini fa zero mercato estero, quindi non, che per non noi è, va bene. Sì, 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 no. è me Meglio non farlo che farlo come pulito dire. No, eh, il campionato di Serie B. È veramente complesso cioè adattarsi in questo campionato è difficile. Quindi, sempre meglio cercare di no. Però mi ha detto proprio Magalini per, lui preferisce piuttosto prendere un giocatore dal, dalla primavera, ecco delle primavera che, che dall'estero. Quindi, non mi sembra uno diciamo. Um, non è uno che, che anche perché ho letto, è uscito il nome di quell'austriaco, Jurcic, però da quanto mi risulta non, non c'è nulla di, di, di... non voglio dire di attendibile, però non, non mi risulta sia un nome in questo momento al vaglio. Eh, comunque possiamo dire che noi abbiamo fatto i nomi anche di ragazzi giovani che probabilmente andranno a infoltire la rosa. Però Curto è un profilo che può benissimo fare il titolare perché ha già un po' di esperienza in B. Pure a sinistra, comunque, servirà un profilo un po' più di esperienza. I vari, quelli che abbiamo citato, anche lo stesso che era Sì, un, un altro nome che era stato sondato era Bonifazi del... Lui è un destro. A me è un Bologna, mi ricordo sì. che di questa è la scuola di appartenenza. Frossi eh... lui mi dice: qua non è in presto dal Bologna. Sì, Bologna, Bologna. Bologna. Lui, 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 da quanto si risulta, vuole restare in Serie A, quindi sta cercando una squadra in Serie A. E poi bisogna eh, è vedere, buona, è chiaro. Sì. Perché adesso questa fase, poi ne parleremo anche per Cerri. Sono giocatori che in questo momento aspettano la Serie A. Allora, se, se uno aspetta la serie A e arriva la serie A bene, se poi non si materializza la serie A, inizia a prendere in considerazione la serie B e, e quindi anche il Bavi però al momento il Bavi non può andare da Cervi o da Bonifazi e, e prenderlo quello è il senso, deve aspettare il problema è che aspetta aspetta com è, com è, come dice la, aspettare la processione si, non mi ricordo come è il proverbio però <ride> sicuramente il Bari non può aspettare per, per evitare di, di fare come l'anno scorso credo che siamo giocatori pronti ecco non, esatto. non, non puoi andare sulle alternative devi andare sui titolari quindi in questo momento vedo eh, questa è un'informazione fatta al momento diciamo, su quelli che sono i nomi in questo momento da quanto ci risulta più attendibili Curto, Vicari e qui metterei non so, uh, c'è il, il mistero, ecco però. Uh, non so a me tutti sondati. su Bonifazio che comunque Bonifazio gli ha dato un, un mezzo ok. però ripeto, sta aspettando sempre la serie A. Bene, adesso veniamo al centrocampo. Uh, esatto, questo era il problema. Sabione non è male, Sabione, No, ma a me sta tanti difensori. Cioè, a, a me piacerebbe ad esempio, si è parlato di Curto, io ne parlavo con un amico del Como. Se, se io dovessi scegliere ne un nome che è Odental. Eh, che lui però è, è destro, non è mancino, è destro. Però, caspita, Odental, bel giocatore, strutturato, forte. È completo eh, un altro che, che proprio rappresenterebbe il, il, il proprio, perché poi è chiaro che bisogna anche sostituire di Cesare, il perfetto sostituto di di Cesare sarebbe Giovanni Zaro, proprio, io, proprio è, è, è la, il clone... Eh. È, Beh, Zaro è sì, È un 3-4-2-1 questo. Sì, sì. Uh, linea 3, centrocampo a 4, ovviamente Tutti qui gli esterni tra... eh. Eh, sì, tra... noi, inter... noi giochiamo ultra offensivo. No, ah, vabbè, ma l'interpretazione, poi quella: eh. cioè, gli esterni giocano alti, sì. non che restano, eh, ripeto: a me Zao al Modena mi piacerebbe molto. Però il, Mod il Modena c'è da dire che l'ha preso l'anno scorso, investendo, penso un po'. Quindi, e sempre qual è il problema? Se tu investi, prendi, se tu non investi. No, dico anche da dal loro punto di vista, non credo sia cedibile dopo che ci hanno investito un po non lo so eh. poi magari Io, tu... questo, è, questo è vero però se tu vai al modena gli dai i soldi che chiede non, non ci sono Vabbè, questo, perché... Questo anche perché non è che zava ha fatto l'anno scorso un campionato che si è valutato No, no l'anno se scorso seppur... si è un po piatti seppur è svalutato sia 3 4 2 1 sì ma è quello volta... che dicevamo prima se sì, è... è lo schieramento è quello cioè longo nelle ultime partite con il con il Kumo giocava così certo. allora, passando credo. al centro campo Bavi ha in questo momento Maita Benali ehm, Lulic Maiello Bellomo va bene lo consideriamo però principalmente ne ha quattro quindi Maita Maiello Lulic e Benali quattro giocatori per due maglie in più questo è una cosa che ho scritto poi è stata confermata anche da altri colleghi. Magalini ha fatto un sondaggio per Alessandro Bianco. La, la risposta della Fiorentina è stata: o meglio, della Fiorentina, ma soprattutto da chi lo assiste, è, è stata: grazie per l'interessamento. però nei nostri piani il giocatore farà il ritiro con la Fiorentina e su, soltanto dopo, quindi soltanto dopo il ritiro della Fiorentina valuteremo quello che sarà il percorso migliore quindi io, è un nome diciamo che può essere ehm, riproposto più avanti in un'altra fase in questa fase anche perché come dicevamo prima il bari ha bisogno di under in questo momento il Bari ha tre under in rosa dorval eh, Faggi e astrologo fagi astrologo che Credo possano pure andare di nuovo in prestito. Quindi. Mm -hmm. L'unico under è Dora, quindi Bari ha assoluto, assoluto bisogno di under. Eh, e quindi un nome, un nome, un nome molto ambito. che l'anno scorso è stato tra i migliori della Serie B in quel ruolo, anche segnato a Bari, ricordo eh, Bianco. Quindi bianco lo terrei caldo, ma per un altro momento. Quindi io ti chiedo in questi. Tu, in base alle caratteristiche dei giocatori, chi vedi ecco, in questo momento titolare nel centrocampo a due? Eh, diciamo che però è il reparto in cui siamo un po' più coperti, tra virgolette, eh, volendosi sicuramente, come hai detto tu, puoi, sul centrocampo si faranno valutazioni dopo, più avanti, perché prima c'erano altre priorità. Per il momento per me Maita Benali è una coppia che si integra bene eh, uno schieramento del genere, va va molto bene. Eh, per me Benali-Maiello non è sostenibile, serve più dinamismo ovviamente, eh, che ti garantisce Maita e tra Benali e Maiello in questo momento penso che concorderei con me, mh, per una condizione, per un discorso puramente fisico, eh, Benali è... Non, non puoi non preferirlo, quindi eh, luro, ma Vediamo, eh, questi, io l'ho detto, l'ho scritto anche nel pezzo, sia lui, che, sia loro due che Maiello e Luigi, per me verranno tutti valutati in ritiro. E, in base a quello che poi, alle risposte che daranno, si capirà se intervenire. Bianco, bianco è fortissimo, cioè, Bianco l'anno scorso ha fatto un super campionato, c'è questo problema che prende troppi gialli, davvero tantissimi, però è, Vabbè, è come Maita prende tanti gialli. No, ma, ma, ma Bianco è a livello decisamente più alto rispetto a Maita, ovviamente come prospettiva, ma secondo me già adesso ti garantisce, quello che ti garantisce Maita come dinamismo, ma no, ma Bianco non è un registro. Paolo, ti assicuro che Bianco solo mangia Maita. Se... Um, cioè, anche... è importante capire se a... è un registro. Avessimo avuto noi quest'anno Bianco a centrocampo, altro che play-out, non è un regista pure ragazzi. Bianco fa tante cose quindi è un giocatore veramente ottimo. E... Sì. Poi è chiaro: io leggevo un commento bianco e bianco. La, io non credo che la Fiorentina sia eh, cioè, sia bianco il loro giocatore migliore. cioè Se tu vai alla Fiorentina e gli dici quanto vuoi per bianco, un milione? Tieni, te lo do. Non credo che, che, che sia, che sia, voglio no, dire non lo Ci so realtà. Realtà. Sì, 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 nel frattempo è entrato il nostro Jan Balkov Juve-Balkov che, che farebbe benissimo in questo 3-4-2-1 um, no, io ma lo ricordo quel terzino sinistro in, quel, in quell'anno di grosso fece un campionato incredibile un gol assurdo con l'Entella una saetta mm -hmm. Sì, Al centrocampo a avercelo. Ah, noi Markovi. Uh, live... sì, Inghilterra fa abbastanza pena. Veramente è... non so manco se si qualifica come prima. Lui, sì. lui, 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 non so che sta facendo la Serbia a 0 0. Si qualifica come prima. La sì. Slovenia. Seconda, con, con 5 punti si qualifica. Una roba incredibile, eh <ride> uh, Vabbè, comunque, il um, andando avanti, uh, adesso vediamo i due esterni. In questo momento il Bari ha uh, Ricci, Dorval e vabbè, Pucino, proprio in questo caso è un braccetto, quindi sono due, due, um, due esterni. Credi che magari un profilo come compagnon che sta, il Bari sta valutando? Uh, ci, starebbe, ci potrebbe fare il, il quarto di diciamo, tutta fascia, un compagnone mm. o anche Sgarbi perché pure lui credo che sappia giocare all'esterno, ma guarda, no, no. Per il semplice fatto che poi in, cioè, sono giocatori che dovrebbero farsi tutta la fascia. Quindi, eh, no, non, non, mi, non mi piace come soluzione questa. Uh, noi mo, Adesso metteremo Ricce e Dorval perché per il momento. Mi confermerai, non, non vengono fatti sondaggi per quelle zone di campo perché, ripetiamoci, ci sono altre priorità, però in uno schieramento del genere, Ricci come caratteristiche può star bene, ma a destra comunque serve un giocatore più incisivo nell'ultimo terzo di campo, cioè uno che ti porti, che chiuda l'azione, che sia anche preciso nel rifinirla. Quindi secondo me anche lì ha fatto una mossa. Ricci, se ci lavori per me, è un giocatore che io lo vedo comunque in crescita nonostante sia un giocatore che comunque non è giovane però è un profilo su cui si può lavorare Dorval ha anche però Dorval per me non ha quelle caratteristiche non caratteristiche puramente adatte a questo ruolo cioè questo è un quarto di centrocampo quarto di centrocampo vuol dire che tu devi giocare comunque in fase di possesso su una linea offensiva e devi essere incisivo Dorval sbaglia tanto, crossa male e quindi servirà a qualcosa per il momento mettiamo loro ovviamente però servirà, servirà a qualcosa sì io avevo chiesto a, a magalini ecco cioè, mi aveva detto che aveva anche chiesto informazioni per felici del, della FEVALP però felici è un per lui sì pure lui mi ha, felici e diretto alla cremonese ecco quindi ehm, non, è, non è un profilo in questo momento finita nel frattempo a Slovenia ai, ai Zuzek ai, agli ottavi um, no, dicevo quindi avevo chiesto di, di felici però anche felice e diretto alla, alla cremonese quindi ehm, non è, non, è, non è un nome che sarebbe, sarebbe stato veramente importante per il Bari, eh, sì. non è un nome molto, in questo momento um, Veniamo adesso all'attacco, che è il, no, il segnale Micardi. Uh, chiaramente uno dei due tre quartisti uh, sarà Giuseppe Sibilli, che è stato riscattato. Yeah, Anzi, pensa il punto. L'altro trequartista, quello che il Bavi vuole mettere in quella zona, è Partipilo. Partipilo, com'è andata la, la, la questione Partipilo? Uh, io fosso del primo a scriverlo che c'è stato un sondaggio a metà della scorsa settimana per Partipilo. Una chiamata di essere direttamente a Partipilo per sondare il terreno. Ecco. Partipilo ha dato chiaramente l'ok, okay, non, non ci sono problemi. E dopo ecco, aver parlato poi con De Laurenti, e tutto, si è deciso di uh, contattare ufficialmente il Parma e i procuratori e quindi far partire la trattativa. Il Bari per Partipilo offrirebbe un biennale, eh, quindi il Partipilo ha, ha attualmente un triennale col Parma, eh, il Bari offrirebbe un biennale, e questo è importante perché io all'inizio pensavo potesse essere un, una trattativa in prestito, diciamo. Invece il bavi acquisterebbe il cartellino, quindi pagherebbe anche un indennizzo al Parma e soprattutto ecco, eh, offrirebbe a Partipilo la possibilità di essere al centro del progetto. Eh, inoltre, Partipilo sarebbe anche un, un giocatore bandiera, quindi non rientrerebbe nella lista. Ehm, qual è il problema? che Partipilo con la promozione in serie A eh, da contratto ha raddoppiato il suo ingaggio, è passato dai 400 che aveva prima a 800 netti, quindi vuol dire 1,6 a bilancio che è un ingaggio pesantissimo diciamo, per un giocatore sì forte ma per 800.000 mila euro netti Voglio dire, paghi un bomber da 20 gol, ecco, eh, la padula per dire, quindi pagare 800.000 mila euro per due anni a Partipilo, questo vento e Bari è in fase di valutazione. Chiaramente, se eh, cioè, ci sono tutti gli elementi, però, per finché eh, si, si chiude il cerchio, perché Partipilo non vede l'ora di tornare a Bari, Parma non farebbe problemi perché. Eh, il giocatore è sul mercato, tutta la piazza barese si è già schierata sul partipilo sì, quindi ti chiedo, no, com, 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 come lo vedi in questo schieramento, questo partipilo in coppia con Sibilli? Eh, mi piace, mi piace molto perché poi lui, eh, a dispetto di quello che penso in molti… Eh, Credo non è un giocatore molto bravo nel giocare tra le linee quindi può benissimo giocare in mezzo partendo magari da sempre dalla sua zolla che è, è la, la destra per poi rientrare sul mancino. Ma è un giocatore che è bravo a giocare tra le linee. A dialogare, un buon rifinitore, non è uno che ti porta tantissimi gol. L'ha fatto sì, sì. Un giocatore che comunque si avvicina sempre alla doppia cifra, escluso quest'anno dove ha avuto meno spazio. però è un profilo completo, è un giocatore esperto di categoria, quindi per me sarebbe una grande soluzione. Sarebbe eh, almeno fino ad ora, sicuramente, di giocatori che abbiamo inserito il, il colpo più rilevante, eh, però nel complesso sarebbe un giocatore importante. Eh, io, io, comunque, linea di massima, sono abbastanza fiducioso perché. È un giocatore che ha la soglia dei 30 anni. Io non credo abbia il livello per raggiungere la Serie A e penso lo sappia anche lui. Quindi, eh, se deve fare un passo indietro, penso lui, come hai detto anche tu, eh, possa tranquillamente scegliere Bari. Eh, vediamo. Mm, io penso che poi sarà una di quelle trattative che un po' ci accompagneranno per diverse settimane. Non so, no, non, non mi aspetto un'accelerata poi nelle, nelle prossime ore, nelle prossime, nei prossimi giorni, però il fatto che il Bari sia su questo profilo mi, mi, mi intriga e, e mi piace, mi piace molto, anche l'ipotesi di diciamo, questa esistenza questi build. Diciamo che comunque per, per Russo, per, per, per Partipilo, comunque un nome è caldo, quindi... Eh, lui può, è, cioè, può essere forse un nome di quelli che potrebbe avere prima del ritiro. Eh, Cassano? È un buon nome, Cassano. È forte. Eh, in quella zona di campo. Poi ricordiamo che il Bari sta trattando. Eh, Bionetto, sgarbi, che è molto vicino. Eh, cioè, Sarebbe l'alternativa, Sgar sgarbi, sia... sgarbi sia, se mi devo sbilanciare, credo sia il giocatore più vicino. In questo momento. Um, perché poi Ambrosino che è più attaccante um, è cercato anche da altri club uh, come Frosinone um, Partipilo ripeto non mi sento di dare percentuali però Partipilo um, diciamo che c'è ottimismo dire, per, 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 non tanto da parte del bar ma da parte di Partipilo c'è ottimismo per uh, e Poi chiudere la trattativa, eh, quindi eh, in questo momento in queste zone di campo poi, eh, è stato proposto ciano. Ma non convince, eh, c'è Compagnon. Che abbiamo detto prima, però Compagnon c'ha tanta concorrenza. E quindi, poi chiaramente, il Compagnon, eh, la Juve mh, non, è, non, non te lo presta così, devi anche pagargli un, un qualcosa. Quindi, Chiaramente il Bavi gli piace molto a Magalini, però compagnon non è così facile come può, può sembrare. Eh, questa l'attaccante, no? il puntero eh, questa, la situazione com'è? È stato proposto Coda. Coda però piace, c'è cioè stato proposto in pratica a, a tutta cioè il Coda è stato proposto a 10 squadre. Solo che eh, non, non, quindi chi, chi, chi più lo paga, più se lo prende. Io, se vuoi sapere la mia, coi soldi che ho dato a coda, secondo me mi prendo a un altro giocatore, perché coda secondo me è in fase calante. No. Quindi cioè, ve, vedrei meglio per dire un Pedro Mendes, visto che è stato uh, oggi. I colleghi di Passione Bari lo hanno, hanno raccontato di questo, di questo sondaggio che il Bari ha fatto con l'Ascoli. Considerano poi che l'Ascoli è una squadra in deriva: quindi è una squadra che se tu vai all'Ascoli e gli dai quanto ti chiede, te lo impacchetta e te lo porta a piedi a Bari. Quindi. Si tratta solo per Mendes, di battere la concorrenza, perché su Mendes ci sono altre squadre di serie B, c'è cioè il Brescia soprattutto, quindi... Uh, però no, è sempre quello il problema, se tu vai all'Asco e gli paghi quanto ti chiedono, te lo danno, se tu vai all'Asco e gli strappi l'ennesimo prestito, arriva il Brescia di turno, mette sul piatto i soldi che, che chiede l'Asco e te lo frega, quindi... Uh, c'è questo, direi, non problema, perché non è un problema, c'è il fatto che su Mendes c'è concorrenza. Uh, ed è, e quindi abbiamo detto di coda, abbiamo detto di Mendes. L'altro nome uh, che è stato fatto, un altro obiettivo molto, diciamo, che piace molto, non tanto a Magalini quanto a Longo, è quello di Cherry, che abbiamo detto prima ha dato anche un ok al Bari però Cervi aspetta la Serie A quindi Cervi può pure arrivare l'ultimo giorno di mercato se capisce che non ci sono squadre in Serie A per lui Cervi vuole giocarsi dopo aver fatto comunque credo bene all'Empoli l'anno scorso sta aspettando una, una chance in Serie A quindi il Bari se, se vuole Cervi come so che vuole Cervi dovrà eh, in questo momento aspettare, quindi ti chiedo un po'. Ah, non ti sento bene. Tu mi senti? Ah, io comunque. Ehm... Già ci tengo a dire una cosa perché già inizio a sentire i soliti discorsi, eh, serve per forza l'attaccante che faccia 20 gol, quello. Io penso che, peraltro per curiosità, sono andato a vedermi quante eh, squadre eh, promosse in Serie A in, in modo diretto, cioè quante delle prime due classificate, degli ultimi 5 campionati, avessero in rusa un attaccante è andato a segno più di 15 volte. Beh, la risposta è 3. 3 su 10 negli ultimi due campionati delle quattro squadre promosse in Serie A direttamente nessuna aveva in rosa un calciatore andato a segno più di 15 volte ripeto, di quelle promosse direttamente quindi tipo la padula non vale perché, vabbè, non vale in questo discorso che sto facendo non rientra questo per dire che non è che Conta prende l'attacco coda che fa 15 gol e quindi va va lui va bene a prescindere io penso che e l'anno scorso questo non è avvenuto si è avvenuto in parte sì è importante assecondare quelle che sono le richieste dell'allenatore se l'allenatore ti chiede un profilo come cerri tu devi assecondare quello che ti chiede l'allenatore perché io faccio un esempio l'anno scorso eh, poi non so se tu convieni con me o se la vedi diversamente un uno dei miei attaccanti preferiti del campionato preferiti secondo me uno tra i migliori è stato Bonny che ha segnato 5 gol ma che inserito in quel contesto, grazie ai suoi movimenti, permetteva a Man, a Miai, a Benedigia, a Cabernabé di andare a segno 8, 10, 11 volte. Quindi è il contesto che poi determina: non è che devi prendere per forza quello che ti fa 15, 20 gol, devi prendere l'attaccante funzionale. E quindi, per questo, dico Cherry, che manco a me fa impazzire, ma se Longo lo richiede, evidentemente si adatta a quelle che sono le sue idee. Poi per me, Bruno, Pedro Mendes è un discorso diverso, perché Pedro Mendes, se hai la possibilità di fare un investimento a titolo definitivo quest'anno, vale la pena farlo per Pedro Mendes. Cioè, deve essere quello il profilo. Eh, perché è un giocatore ancora giovane, cioè giovane relativamente, però è un 99. È completo, sa far tutto, segna. Ha segnato 11 gol nell'Ascoli, ragazzi. Cioè, per segnare nell'Ascoli quest'anno era difficilissimo. Era veramente molto complesso. Lui l'ha fatto con una discreta continuità, nonostante peraltro abbia avuto degli infortuni. Quindi, magari, Pedro Mendes, eh, magari, non aggiungo altro. Eccoci allora dicevo eh, con questa squadra una, una, una salvezza tranquilla. Dovremmo, dovremmo riuscire. Eh, a, a tenerla perché comunque sono giocatori che oddio. dalla fine del, 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 della, 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 del vecchio anno abbiamo Orval, Ricci, Vica Rimata Benali. Quindi Uh, e Sibilli quindi 6 6 undicesimi su 6 su 11 che, che, che comunque è comunque un numero elevato quindi uh, mi aspetto comunque di diciamo mi aspetto comunque qualche altro cambio perché alla, al netto di quello che è successo l'anno scorso uh, penso che comunque eh uh, No, dicevo, sei undicesimi dello scorso campionato, forse sono troppi, quindi io credo che poi eh. con, con l'innesto del mercato, ma ad esempio uno tra Dova e Ricci me l'aspetto titolare, non so anche Maita, ecco, se possa essere titolare quest'anno, perché se arriva un bianco, io credo che bianco non lo togli dal campo, per dire in avanti quello che non ho detto prima lo la stessa per Bianco Magalini aveva chiesto in questi giorni Raimondo eh, la risposta è stata la stessa cioè Raimondo fa il, fa il ritiro col Bologna e eventualmente dopo il, il ritiro c'è cioè disponibilità a trattare e eh, capire qual è il percorso migliore a me Raimondo piace ecco, lo vedo un Nasti più già più evoluto ecco, più... Uh, sì, non dico più forte però più, più che fa il caso del Bari e quindi per, per ora la situazione è questa uh, siamo, siamo in conclusione um, cioè, ci aspettiamo no? già da domani novità, il problema è quello che il Bavi fino a fare i sondaggi quindi... no, i sondaggi si devono trasformare in, uh, in, uh, in, in, in principi di trattative perché per ora non c'è nulla, nulla di questo uh, sì, il buon Schiller um, il buon Schiller, c'è poi un aneddoto su Schiller che devo dire prima o poi Oggi no, stiamo in chiusura, quindi non posso dirlo in chiusura a mezzo. Di... Ho eh, eh, mangiato io alla, alla, alla salsiccia, Zampina. Eh, no, ma l'ho detto prima, con questa squadra non, uh, non, non credo si possa ambire più di una salvezza tranquilla, cioè se, se sono quelli gli undicesimi di formazione. Ripeto, ho detto prima: mi aspetto nomi più altisonanti, ecco almeno per quanto riguarda la difesa. Poi capiremo ciò che. Capiremo ciò che. Mh, capiremo, eh, ciò, che mh, ciò che sarà. Comunque, ripeto: siamo al 25 giugno, ci sono due mesi ancora di calcio: mercato. Quindi, che poi non è ancora sicuramente iniziato. Al momento, l'indirizzamento del Bari è quello di provare a riportare la parti partipilo eh, prendere qualche andere interessante, poi c'è questo nodo portiere che eh, capiremo come si evolve. Eh, la zampina, no, rigorosamente senza formare, perché ne sanno questi di San Michele. Di... <ride> Va bene, no, no su Sidler ci, ci, ci riaggiorniamo venerdì. per Schiedler. Ve lo dico venerdì quando siamo al clou della, della cosa. Abbonatevi al nostro canale e lo saprete. E lo saprete presto. E non so, Giovanni, se tu hai un pensiero finale, altrimenti no, no. Diciamo che oggi abbiamo un po'. Sì, avrebbe applicato giocato sui nomi. Sì, sì, per adesso sono tutte supposizioni, soltanto che poi a noi piace parlare, piace confrontarci, quindi è divertente farlo. Poi nei prossimi mesi inizieremo a parlare di... Sì, di... capire. Di Io ripeto, oggi se mi dovesse sbilanciare il nome più vicino a quello di ehm... Sgarbi, che... che... Che è il del Napoli. Però il Napoli non ha problemi a giocare al Bari. Magari sentiremo qualcuno che la conosce. Sgarbi. Ci potrà dire un po'. Perché io, io personalmente non, non so nulla di sgarbi, non so neanche dove ha giocato quest'anno. Cioè, so mm -hmm. che ha giocato l'avellino, nel senso in che posizione del campo. Su sgarbi mi trovate impreparato. Uh, va bene. Allora, ragazzi, per oggi è tutto, ci uh, aggiorniamo. Più avanti, sperando di avere eh, no, sarebbe ci sarebbe ci proverò. Dai, ci, ci provo a posto a Bavisano. Bellissimo. Se Bavisano e Civici nella stessa, nella stessa puntata, sarebbe il, il, veramente faremo picchi assurdi di, di, di scelte. Eh, si può sapere che per la Giovanni. Che hai la Fast Web, fast. Web, fast web, un disastro, un disastro su tutta la linea, disastrosa. Ma abbonatevi. Ma... Che, che Isatto, paghiamo la linea. Di Giovanni. Contiamo di migliorare anche su quello. Va bene. Allora, la prossima è buon calcio mercato a tutti.